Le mascherine possono risultare dannose e devono essere obbligatorie in contesti molto specifici. Il virologo Giulio Taro ricorda inoltre che a questa ondata di Covid-19 conseguirà un'immunità sulla popolazione, per cui il discorso del vaccino dovrà confrontarsi con il decorso naturale della pandemia. Ma credo che sia importante dissociare le due situazioni, perché la mascherina fin dall'inizio si è detto veniva portata da soggetti già contagiati per evitare l'ulteriore spargimento di virus ed eventualmente dagli operatori sanitari che potevano avere, per così dire, come operatori sanitari, avere il contatto con questi soggetti. Ecco, queste sono le prescrizioni della mascherina. Il resto è diventato un patto, in Italia più o meno siamo diventati produttori e quindi hanno distribuito mascherine per tutte le situazioni che soprattutto d'estate non aveva proprio nessun significato, anzi potevano fare più male che bene. Le mascherine all'aperto innanzitutto possono fare male a bambini e anziani perché in ipercapnia basta fare. Non dico ovviamente l'atleta, ma basta fare una camminata, soprattutto d'estate. D'estate, d'altra parte, sappiamo che i raggi ultravioletti del sole in 6-7 minuti distruggono il virus al mare come ai monti. Quindi diciamo, bisogna fare le cose sicuramente con buon senso, soprattutto a parte con competenza. Il vaccino, come sappiamo, è un presidio di prevenzione. Per esempio, se io devo andare in Africa, ebbene io mi vaccino. Ovviamente noi ci siamo trovati di fronte al Covid-19, un virus che ovviamente ha fatto l'epidemia. Siamo di fronte a una pandemia. Poi ci sarà pure un'immunità, come succede con la famiglia del beta coronavirus, che nel 50% c'è un'immunità cellulare. Ci sono tante altre situazioni naturali che eventualmente l'obiettivo del vaccino rimane un obiettivo a questo punto ridotto.